Siamo a Cazzano in provincia di Salerno, paese che si trova a circa 828 metri sul livello del mare, al confine del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Cazzano gode di un vasto patrimonio storico-culturale ben visibile dal castello e dalle fortificazioni normanne ed era terra di transito dei Templari. L'Ordine dei Templari ebbe il compito di difendere dagli infedeli i pellegrini che viaggiavano lungo le strade sante fra Jaffa e Gerusalemme. L'Ordine istituì in Europa moltissime chiese. A quest'epoca, infatti, risale il Tempio di Cazzano che i Templari eressero incontrata a Sant'Agata, luogo suggestivo coperto da una folta vegetazione. La Cappella di Santa Veneranda, al di fuori del centro abitato, evidenzia il tragitto che i Templari percorrevano. I ruderi della cappella, le croci e lo stesso tragitto rievocano il passato, la storia e le preghiere di uomini credenti con ideali da portare avanti e valori ben fermi nei loro animi. Conoscere la storia non significa soltanto circoscrivere un evento o un periodo storico o rievocare le gesta di un popolo, ma anche sapere e poter vivere bene nel presente, perché è necessario che l'uomo eviti gli errori del passato. In tutti i paesi, anche nei piccoli borghi, infatti, c'è qualcosa da rivalutare. Perché quattro ragazzi adolescenti hanno deciso di trascorrere dei pomeriggi in luoghi storici ormai abbandonati? Non è sufficiente informarsi per mezzo di libri e internet. Bisogna ricercare testimonianze del passato, perché noi giovani abbiamo il dovere di meravigliarci di ciò che potrebbe essere scontato, ma anche di condividere il patrimonio del proprio paese per non ignorare gli sforzi del passato.